Buonasera a tutti. Viviamo in un'epoca di cambiamenti frenetici, tutto cambia velocemente, cambia anche il modo di fare gli incontri con la gente, il modo di fare la politica, però certe cose sono immutabili, sono sempre uguali. Il rapporto con la gente è determinante, farsi capire, farsi comprendere, far vedere alle persone quali sono le proprie abilità è importante. In questo periodo soprattutto è importante avere un rapporto continuo con le persone. Io vi ringrazio di essere qui e speriamo che ci possa essere uno scambio reciproco da questa serata. La prima cosa che, prima di passare a presentare gli intervenuti, la prima cosa che io chiederei è, a livello preliminare, la domanda è: che cosa cerca un investitore che avesse intenzione di investire in questo territorio? Di cosa ha bisogno? È la domanda chiave a cui bisogna rispondere per poi passare al tema essenziale dei fondi comunitari, dello sviluppo e del lavoro. Un investitore, per quanto le cose possano essere cambiate negli ultimi tempi, ha delle necessità che sono più o meno sempre le stesse: ha bisogno di una buona viabilità, di un buon sistema dei trasporti, questo perché ha bisogno di far arrivare le proprie materie prime, ha bisogno di far partire le proprie merci finite, ha bisogno che i propri dipendenti si possano muovere agevolmente nell'ambito del territorio. Ha bisogno di servizi, servizi buoni, servizi alle persone, servizi alle imprese, servizi alle persone perché i propri dipendenti devono stare bene per poter lavorare bene, servizi alle imprese perché la propria impresa deve poter svolgere efficientemente il proprio lavoro. Ha bisogno anche di una buona qualità della vita della zona, perché chi lavora con lui deve stare bene, perché più sta bene più rende più il suo business decolle va avanti. Un investitore che volesse investire in una zona ha bisogno di facilitazioni burocratiche, fiscali, facilitazioni finanziarie nel caso in cui sia possibile, ha bisogno di essere un po' coccolato, insomma. Ha bisogno anche di un buon sistema di cultura, buona ricerca, buono sviluppo, perché nei tempi di oggi non si può fare a meno di ricerca e sviluppo, tutto si muove freneticamente, dicevamo, e senza ricerca e sviluppo non c'è futuro, quindi nella zona ci deve stare anche una buona rete, un buon sistema di ricerca e di sviluppo. Occorre chiaramente, e questo è molto di moda dirlo in questo periodo, un quadro legale stabile, un tasso di delinquenza che non sia troppo invasivo, ma la cosa più importante che cerca un investitore quando ha bisogno di insediarsi in un nuovo mercato, oltre che il sito insediativo e oltre tutte queste belle cose che abbiamo detto, è essenzialmente la quantità e la qualità delle risorse umane. Essenzialmente un imprenditore ha bisogno di persone, ha bisogno di giovani, ha bisogno di gente. Non andrà mai a investire in un luogo dove non c'è disoccupazione. Ha bisogno di selezionare il meglio, la crema delle persone che possono essere lui utili. Quindi se noi abbiamo una ricchezza in questa zona, sicuramente è una grande disoccupazione ed è comunque una ricchezza che si traduce in un valore nel momento in cui andiamo a vendere questo terreno per cercare di attrarre investimenti su quest'area. È una... Saluti al signor Alessandro, sottosegretario della Giunta regionale. Quindi dicevamo che le risorse umane sono essenziali per poter investire in un determinato luogo. Essenzialmente poi queste risorse, come ne abbiamo noi, sono ben preparate, sono tecnicamente evolute, sono quello di cui ha maggiormente bisogno un investitore che volesse investire in questo territorio. Noi è da qui che dobbiamo ripartire. La ripartenza di questa città e di questa vallata deve ricominciare dalle cose buone che ci sono in questa zona,
Per le cose che abbiamo detto prima, la capacità dei trasporti, i servizi e le imprese, la qualità della vita, il sistema della ricerca e dello sviluppo, l'ospedale, l'università, tutto quello che noi possiamo avere di positivo, la cultura, un quadro legale che comunque sia, anche se è a volte motivo di lagne, è un quadro legale abbastanza stabile, che si sta quantomeno stabilizzando. Un tasso di delinquenza che sappiamo bene è poco invasivo ed è un qualcosa che ha determinato un po' di tranquillità nella nostra zona. E tutto questo è tutto ciò di cui ha bisogno un eventuale ipotetico investitore che avesse deciso di guardare a questa zona per i suoi investimenti. Ammettiamo che un imprenditore cinese o un BRIC qualsiasi, BRIC brasiliano, russo, indiano, cinese, sudafricano, una delle grandi nuove economie che stanno acquisendo sempre più potere e sempre più finanza nel mondo. Io ci aggiungerei anche tranquillamente l'Indonesia, il Vietnam, sono tante nuove economie che stanno accumulando soldi, tanti soldi che non abbiamo idea. E non dimentichiamo i paesi arabi, da questi anche se sono incasinati con la guerra che hanno in corso in questo periodo. Un investitore che ponesse gli occhi sul Mediterraneo vedrebbe il canale di Suez immediatamente avvicinato da tre o quattro corridoi essenziali: il corridoio che va sul Mar Nero, passa nell'Egeo, ma alla fine quello lì diciamo serve soltanto per collegarsi con la Russia, poi ci sta il corridoio che va verso l'Atlantico e i due corridoi essenziali in cui l'Italia va da spartiacque: il corridoio Adriatico, che sta dando a cuore al nostro amico Gian Moretti, che ne parla ogni volta che ha la possibilità, è il corridoio tirrenico. Ovviamente nel momento in cui diciamo, le navi che porterebbero le sue merci affrontassero il corridoio tirrenico avrebbero la facilità di avere subito portato di mano i mercati della Francia, dell'Inghilterra, della Spagna, ma il corridoio adriatico finisce a Trieste nel cuore dell'Europa. Veramente utilizzando il canale adriatico, un investitore che avesse bisogno di mandare le sue merci in Europa sarebbe enormemente facilitato da questo corridoio. E qui dobbiamo cominciare a porre dei punti di domanda. È vero che si sta creando un nuovo programma, la macro regione adriatico-ionica, che sicuramente sarà interessante, ma perché l'Europa non ha dotato di finanziamenti? È vero che questa macro regione può prendere finanziamenti un po' a tutte le parti, ma è anche vero che è ancora in embrione e invece bisogna che noi in tutti i modi, in tutte le maniere, riusciamo a batterci per portare avanti questo corridoio adriatico che è un po' il nostro futuro e la nostra salvezza futura. Inoltre, se ci vogliamo fermare a metà adriatico, noi vediamo che c'è una bella valle, la Val Pescara, che con una cinquantina circa di comuni arriva quasi a 500.000 abitanti. Io parlo di comuni che creano un'area urbana raggiungibile da una parte all'altra con una mezz'oretta di macchina. Se consideriamo i tempi delle grandi città vediamo che sono tempi facilmente percorribili. Questa bella zona, questa area urbana è piena di infrastrutture, autostrade, porto, aeroporto, interporto, ferrovie nord, sud, est, ovest, poi infrastrutture di servizi in quantità, insomma. Diciamo che comincia a essere allettante pensare di avvicinarsi a questa zona, ma difficilmente una persona, un imprenditore, un investitore, un operatore economico da solo potrà andare ad esplorare in dettaglio le grandi qualità che noi possiamo avere se non siamo noi stessi ad andarlo a sollecitare a casa sua, se non siamo noi stessi che prendiamo questo territorio, lo impacchettiamo, lo infiorettiamo, come si mette in vetrina una bella cosa, lo ingioielliamo, prendiamo le cose migliori, facciamo dei filmati attraenti, facciamo degli elaborati grafici piacevoli e li portiamo noi stessi a visionare lì dove i flussi finanziari mondiali si creano, non stando qui ad aspettare che arrivino i soldi da noi, ma essendo noi stessi che andiamo a cercare gli investitori lì dove questi hanno residenza. Questa deve essere una nuova abilità che dobbiamo mettere in campo, quella di essere noi stessi da soli ad aiutarci ad andare a cercare investimenti.
Fatta questa premessa, e ribadendo l'ultima volta che bisogna ripartire quindi dalle cose belle di questo territorio, dalle potenzialità enormi di questo territorio per la ripartenza di Chieti e della Val Pescara, vado a presentare Rita D'Alfonso, candidata al Consiglio Comunale di Chieti, laureata in lingue, una vasta esperienza all'estero, grandi capacità culturali. Cristiano Dintino, candidato al Consiglio Comunale di Chieti, attualmente manager di una grande ditta produttrice di pasta della zona, ma già con numerose esperienze politiche che in passato lo hanno portato ai vertici del Comune di Chieti e hanno fatto in modo che lui acquisisse una grande esperienza amministrativa. Luigi Febbo, che io con orgoglio, lui è architetto, io sono architetto, con orgoglio dico finalmente è arrivato il momento degli architetti. Dopo tanti avvocati, tanti medici, sindaci al Comune di Chieti, finalmente avremo un architetto alla guida di questo comune. Posso dire di Luigi Febbo solo una cosa: nella scorsa amministrazione, non in questa presente, in quella Ricci, lui ha lavorato due volte. Una volta ha lavorato per sé e una volta ha lavorato anche per quelli che sono venuti dopo, perché chi è venuto dopo non ha fatto altro che usufruire di tutto il territorio che lui aveva preparato, di tutta l'eredità che lui ha lasciato. Quindi grande lavoratore, grande capacità, e nel frattempo lui ha acquisito anche capacità, diciamo, di politico super partes e di lungimiranza che lo pongono veramente in grado di essere un ottimo candidato sindaco per questa città. Francesco Ricci, ex sindaco di Chieti, sindaco emerito di Chieti, non ha bisogno di presentazione. Tutti lo hanno rimpianto veramente con grande rammarica. Non si capisce ancora perché 5 anni fa questa città ha preferito un altro sindaco alla sua riconferma, quando poi tutti lo hanno rimpianto subito dopo. È comunque ancora con noi, è uno spirito di sacrificio, uno spirito di servizio enorme, e noi lo ringraziamo per essere sempre stato presente e per essere ancora qui. Camillo D'Alessandro, sottosegretario alla giunta regionale della Regione Abruzzo e anche delegato alla gestione delle politiche comunitarie, quindi quanto mai opportuna la sua presenza in questa riunione. Vorrei parlare un po' dei fondi comunitari, ma qualcuno mi picchia. Allora, facciamo una sorta, passiamo subito la parola al sindaco, che poi ha un altro impegno, e poi ricominciamo normalmente. Luigi Febbo. Io vi ringrazio a tutti quanti, ringrazio sicuramente Cristiano e Rita di questa occasione. Voi avrete modo poi di approfondire bene con Filippo, con Rita, con Cristiano e con Francesco Di Filippo e con Francesco Ricci tutti i temi particolari proprio legati all'Europa. Io su questo solo una cosa vi dirò, poi invece vi voglio parlare di altro. Una cosa importante è che noi, Francesco, metteremo in atto nei primi 60 giorni l'ufficio di progettazione europea all'interno dell'amministrazione comunale, prendendo due professionalità, e entro nel particolare ogni volta perché ci tengo, perché non sono slogan elettorali ma sono cose concrete che poi noi andremo a mettere in atto, prendendo all'interno dello staff del sindaco due figure che hanno qualifica, ma qualifiche provate da curriculum, cioè da lavori già svolti, differentemente dall'appartenenza, ma solo grande professionalità. E queste professionalità devono servire sia all'interno dell'amministrazione comunale, ma ancor di più deve essere di supporto alle imprese, ai professionisti, al mondo dell'associazionismo, piuttosto che alle aziende che non riescono così ad approcciarsi a questi progetti che sono complessi, che tu li conosci bene, non è una progettazione semplice quella di riempire delle schede o altro, ma è un mondo fatto di relazioni con altri paesi, con altre municipalità e con altre aziende presenti su altri territori. E questa è la cosa che noi metteremo in atto, perché ci crediamo veramente e crediamo che tante risorse possono sicuramente venire dai fondi appunto diretti da parte della comunità europea. Sulla nostra città invece la cosa ancora più importante è che noi abbiamo fatto veramente un programma, che è un programma
reale, un programma concreto di cose che si possono fare. Su ogni cosa abbiamo individuato anche il canale di finanziamento piuttosto che la procedura amministrativa. Io vi voglio fare tre esempi in particolare che riguarda sicuramente, perché si lega anche al tema di questa sera, che è la zona industriale. La zona industriale di Chiediscalo, per tante vocazioni, come diceva Francesco, si trova in una posizione talmente strategica che paradossalmente invece non viene utilizzata per niente: aeroporto, interporto, porto sia turistico che commerciale, il crocevia dei collegamenti su gomma, quindi le autostrade, e non riesce comunque a decollare. Perché non riesce? O perlomeno era una grande area produttiva, avevamo 9.000 posti di lavoro, qui c'è un sindacalista che ne sa qualcosa più di me, e invece negli ultimi 15 anni abbiamo perso veramente tutto. Ma l'abbiamo perso perché secondo me noi non siamo riusciti a andare dietro ai tempi, alla globalizzazione, e quindi al fatto che ci si è spostati, perché come città eravamo abituati ad avere un'area produttiva forte con tanta occupazione allo scalo e altra occupazione legata agli uffici pubblici e alla parte alta della città, e quindi non avevamo esigenze. Pensavamo che uno andava, lavorava in un'azienda e pensava che quel lavoro lo portava fino alla pensione, e non ci siamo accorti che man mano il mondo è cambiato. È cambiato sicuramente con molte difficoltà per noi, ma lì dovevamo avere la voglia e la forza di riconvertirci immediatamente. Come? Sicuramente riattrezzando la zona industriale. È indecente, indecoroso, non si può chiamare zona industriale, quello è un cantiere, è una vergogna. Tant'è che io nel parlare con alcuni imprenditori non chiedono nulla se non avere un'area accogliente, un'area dignitosa per poter continuare a fare investimento. Se voi pensate che non c'è neanche la fibra ottica nel 2015, quindi noi dobbiamo attrezzare, infrastrutturare, cercare di organizzare anche un costo basso dell'energia, e lì forse noi torneremo a essere competitivi, sicuramente cercando di mettere insieme quel mondo economico industriale che funziona, c'è e ha voglia di investire, ma anche l'università stessa, che invece è rimasta scollata completamente dal territorio. L'università non si è mai avvicinata al territorio, ma molto probabilmente per colpa di chi amministrava, che non è stato capace di sollecitare questi incontri, e cioè mettere insieme il mondo della ricerca insieme agli industriali, agli imprenditori, che poi da ricerca si diventa prodotto, da prodotto diventa economia, e se diventa economia significa che diventa occupazione. E noi di questo ci dobbiamo occupare, ma ce ne vogliamo occupare. Voi con noi non sentirete mai dire non ci compete. E sicuramente qualcuno di voi l'ha sentito queste parole andando in amministrazione comunale, perché se vai a parlare della zona industriale dici non è mia competenza ma è del consorzio, parli con la AS non è mia competenza ma è della regione, l'università dice che è all'esterno, quindi è una società a parte, quindi non è di mia competenza, dice il sindaco, piuttosto che se vuoi intervenire sul museo c'è la sovrintendenza e qui non è mia competenza. Noi invece vogliamo occupare di tutto, perché crediamo che ogni realtà presente sul nostro territorio ci compete, perché quello significa economia. Se noi riusciamo a metterla in rete significa rinascita della nostra città, e noi ci vogliamo occupare di tutto, ci vogliamo occupare di questo, ci occuperemo sicuramente, e anche lì ci saranno delle risorse utili da prendere d'Europa, e quella di mettere insieme tutto il mondo della cultura con una visione diversa, una visione imprenditoriale, che è quella del turismo culturale. A Chieti abbiamo delle realtà, dei giacimenti talmente importanti che noi non ce ne rendiamo conto. Noi vediamo solo il teatro, ma il teatro è una parte. Ecco perché lì proponiamo sul nostro programma elettorale una fondazione di comunità che mette insieme tutti gli attori che fanno produzione di cultura, e che quindi poi sarà capace di attrarre anche risorse dai privati, sarà capace di partecipare a bande europee per avere delle risorse. E noi sicuramente come città ci possiamo legare anche alla macroregione Adriatico-Ionico per quanto riguarda sicuramente la cultura, perché non è che riguarda solo la costa, può riguardare anche noi se siamo capaci di portare su una progettualità importante. E come dicevo, c'è il teatro, ci sono due musei nazionali, c'è il museo dell'università, la Pinacoteca, la stessa fondazione, e ognuno lavora per conto proprio.
senza riuscire a fare sistema. Noi li dobbiamo mettere insieme alle camere di commercio e alle associazioni, per poter poi andare a vendere un prodotto che è un prodotto unico, ma un prodotto che si riusciamo a vendere perché lavora 365 giorni all'anno. E questo lo dobbiamo fare innanzitutto su un'area che è vicina a noi, cioè l'area metropolitana. Non dobbiamo avere assolutamente paura di dialogare con Pescara, con San Giovanni Teatino, con Montesilvano, con tutte le realtà che ci sono con noi, tant'è che se voi vedete la nuova programmazione, molto si gioca intorno alle medie città, alla riorganizzazione delle medie città, alla reciprocità tra le città, alle eccellenze che devono essere invece a servizio anche delle altre città. E noi questo lo facciamo, ma lo facciamo in maniera paritaria, perché siamo in grado di sederci insieme alle altre città e decidere le cose che sono importanti ma che hanno una peculiarità sul nostro territorio, che ci permetteranno di essere veramente punto di riferimento. Noi ci candidiamo ad essere almeno nell'area metropolitana su alcuni punti, su alcuni temi importanti che riguarda la cultura per quanto riguarda la parte della città, come appunto punto di riferimento dell'area metropolitana, come centro storico dell'area metropolitana, perché è una realtà, è una qualità che gli altri non hanno, ma dobbiamo avere la forza di andarlo a progettare e poi a vendere questo prodotto. E come dicevo prima, sicuramente la zona industriale può rivestire un ruolo importante, perché ormai c'è stata una perdita di territorio e noi invece il territorio c'è ancora a disposizione, e questo territorio deve essere messo in condizione di poter poi riorganizzarsi e riattrezzarsi per tornare sui mercati. E su questo io ci tengo veramente tanto, Cristiano, tutto il percorso che noi abbiamo fatto sulla costruzione del programma elettorale. Come dicevo prima, non è stato un programma elettorale che è servito solo per presentare le liste, all'interno mettere gli slogan per attrarre più o meno il consenso a seconda dei posti della città. Noi abbiamo impostato un programma elettorale individuando le cose che si potevano fare, come farle, e poi mettendoci tutto quello che ci avete dato voi. Noi abbiamo girato tutti e 14 i quartieri della città, siamo stati anche qui a Brecciarolo, dove abbiamo raccolto le idee, le progettualità, le idee dei particolari, che poi abbiamo inserito in un'ultima giornata di lavoro all'interno del programma elettorale. E quello per noi sarà il libro di lavoro per i prossimi 5 anni. Non è che il giorno dopo le elezioni dobbiamo iniziare a discutere le cose da fare, le cose da non fare. Le cose da fare le abbiamo scelte insieme a voi, e quelle per noi saranno i 5 anni di lavoro. E poi vogliamo ripristinare un modo di fare politica, un modo di fare amministrazione, che è quello di avere un contatto continuo con voi. Noi non ci saremo oggi qua perché c'è la campagna elettorale, ma poi lo vogliamo riorganizzare con incontri sistematici, tematici, perché insieme a noi voi dovete governare la città. Non è che noi ci vogliamo sottrarre alle nostre responsabilità, ma vogliamo condividere le scelte importanti che si fanno sulla nostra città. Oltre ad avere, come ho detto prima, questo modo di essere misurati, perché non è possibile che noi ci vediamo ogni 5 anni e poi facciamo la gara a chi è più bravo a raccontare gli slogan e a cercare di convincerli. Invece passo dopo passo vi dobbiamo rendicontare quello che noi riusciamo a fare in amministrazione, che sono le cose che oggi vi stiamo raccontando in campagna elettorale. E questo è veramente fondamentale, come lo è il fatto che voi dovete chiedere il consenso per noi, ma lo dovete chiedere non per il rapporto di amicizia che ci può essere con Cristiano, con Rita, con me o con gli altri del tavolo, o per i rapporti di parentela, perché invece c'è un'altra città, noi abbiamo un altro programma, un'altra idea di governare la città, abbiamo le idee, le soluzioni, la progettualità, le persone capaci di portare avanti questa progettualità, persone che hanno a cuore la propria città, che non sono slogan di campagna elettorale, ma è altro, è veramente amore per la propria città, senso di appartenenza vera, che non è chiusura verso il resto, è senso di appartenenza, e significa far crescere la propria collettività e porsi con gli altri in maniera positiva. Tant'è che una grande eccellenza che abbiamo noi, l'università, è dell'esempio, è quando 2 sindaci si sono seduti insieme e hanno fatto una grande università. Teramo, che invece
è rimasta da sola, è rimasta un'università, non dico inesistente, ma non ha questa capacità che c'ha la D'Annunzio. Questo per dire che se ci si mette insieme, ognuno con le proprie identità, riusciamo veramente a fare delle cose importanti, ma delle cose importanti che ci permetteranno a tutti di continuare a crescere e a tornare avanti. E allora mancano 10 giorni alla campagna elettorale. Io vi chiedo di sostenerci, di sostenere Cristiano e Rita e di dedicarci 10 minuti al giorno del vostro tempo, che poi ne può diventare almeno un'ora al giorno del vostro tempo, perché queste 10 ore che voi ci dedicate per l'ultima fase di campagna elettorale vale i prossimi 5 anni di amministrazione. E credo che questo lo dovete sicuramente alla città, perché quello che è stato negli ultimi 5 anni è sotto gli occhi di tutti, un disastro, un non governare la città, un arrivare sempre in ritardo. Il fatto di non aver approvato il rendiconto ad aprile 2015, ci saranno delle conseguenze importanti per tutta la città. L'ultima rata del Fondo di Solidarietà non arriverà, i mutui per l'anno 2015 non si potranno fare e quindi investimenti non si potranno fare. E questo è perché non sono stati in grado neanche di amministrare l'ordinario. E quindi noi non possiamo, voi non potete riconsegnare la città ad altri 5 anni in queste condizioni, che veramente a quel punto torneremo indietro di tanto. Oggi noi abbiamo perso negli ultimi 3 anni 2.000 residenti nella città di Chieti, perché c'è un qualcosa che non va. La nostra città non è accogliente, non accoglie. Non riesce a offrire case a chi c'è la necessità a prezzi ragionevoli, e allora le giovani coppie sfuggono, scappano da Chieti. E noi questo dobbiamo invertire la tendenza, dobbiamo far tornare una città accogliente, una città a misura d'uomo, a misura di bambino, che riesce a far crescere la nostra comunità. È per questo che ci dovete dare il consenso, è per questo che io nel chiedervi scusa, che poi vi abbandonerò perché devo dare altri incontri, lascio la parola a Cristiano Dintino prima Rita, poi ci penserà Francesco a coordinare i lavori. Però veramente cerchiamo il voto, perché è una cosa diversa. Ci dobbiamo credere tutti, perché ripeto, loro sono anche l'esempio di quello che stiamo facendo. C'è una nuova classe dirigente che si è rinnovato partendo dalla regione, poi voi sentirete Camillo, ma c'è una classe forte che vuole governare la città, non si vuole fare governare. E i rapporti che ci sono con la regione e anche col governo non sono rapporti di compari, sono rapporti che si sono creati sul rispetto delle persone e sulle progettualità. Noi porteremo al tavolo delle regioni le progettualità e chiederemo che quelle progettualità poi diventano realtà sul territorio. E questa è la forza che ora abbiamo, Francesco, non è semplicemente un legame da filiera così tout court come si è sempre detto, ma è un rapporto fatto sulla progettualità e sul rispetto dei ruoli. Ed è ancora più importante rispetto a una filiera che abbiamo visto in passato che non ha portato nessun risultato. Grazie di nuovo, buonasera. Grazie a Luigi Feltro, è un grande in bocca al lupo, un grandissimo in bocca al lupo. Adesso vorrei passare la parola al consigliere Camillo D'Alessandro, il sottosegretario alla Regione Abruzzo, per un saluto, perché pare che poi ha altri impegni. Grazie, buonasera a tutti, porto il saluto del Presidente D'Alfonso, non penso che ce la farà a venire perché si trova all'Aquila, ma venerdì saremo tutti insieme con lui e con Luigi, anzi approfitto io per dirvelo e per ricordarvelo, ci sarà questa grande e bella festa di idee, di parole, di pensieri e anche di sorriso, perché la pensiamo così, la campagna elettorale, il confronto con i cittadini, agli stabilimenti di Walter Tosta alle 18.30 in poi. Saluteremo Chieti, saluteremo i tanti che ci verranno e mi fa piacere estendere l'invito appunto per venerdì 22, giusto? Per domani, alle ore 18.30. Che è venerdì 22. Non stavo confondendo le date. Anzi, mi pensavo a mercoledì.
Poi sono qui anche perché mi lega un'amicizia che va oltre la politica, sia con Cristiano e sia con la nostra D'Alfonso, con Rita, perché da tempo ci conosciamo e conosco il valore del loro impegno, la cui cifra secondo me va letta anche adesso. Loro fanno questa pubblica chiacchierata con i cittadini ponendosi il tema dei fondi comunitari, che può anche sembrare, come dire, una cosa lontana e probabilmente che non arriva ai più come dire interesse. Ma perché interessa? Perché le campagne elettorali dovrebbero svelare fino in fondo un dato. Tutti dicono che vogliono fare le cose, lo dicono anche quelli che ci sono stati 5 anni, 60 mesi, che poi si presentano e dicono che vogliono fare le cose che però non hanno fatto nei 60 mesi precedenti, che pure hanno avuto a disposizione. Le cose si fanno con le idee e la gente, i cittadini, la città deve valutare chi si candida, se le idee le ha avute, le ha messe in pratica, e chi si candida a sfidare chi ha avuto 60 mesi di tempo a disposizione, se le idee ce l'ha. Una volta fatta questa valutazione, noi vorremmo sfidarci sulle idee, perché alcune città crescono di più di altre, non perché c'è una magia di qualche fata turchina, perché lì sono andate in onda le idee e poi l'altra parola magica, le risorse. Ma le idee attivano le risorse. Non è che in altre parti si è fatto. Io penso che voi girate un po' la provincia, girate l'Abruzzo, qualche volta vi è pure capitato di dire, confrontandovi col vostro vivere quotidiano in questa città, vi è capitato forse di dire: ma perché lì sì e qui no? Perché là si è fatto? Perché là si vede questo movimento e qui no? Vi è capitato, io penso, che Chieti ha una condanna dalla storia d'oggi di essere definita ingiustamente una sorta di città camomilla. Lo è Chieti la città camomilla? No, perché non lo è stata mai nella storia e non lo è nella realtà, perché è un pullulare di iniziative, è un pullulare di persone che si mettono ogni giorno in gioco. Ma rispetto a chi ci vive e a chi ci lavora, a chi ci intraprende, a chi ha raggiunto l'età pensionabile e vorrebbe una città anche a misura del tempo che ha durante l'età finalmente raggiunta, tra virgolette, di riposo, che ci mette il potere pubblico? Che ci mette la comunità pubblica, cioè il comune, rispetto al progetto di vita di ognuno di voi? Cioè, la famiglia, una famiglia è fatta dai giovani che studiano e che hanno un'ambizione di lavorare, è fatta dai meno giovani, genitori che lavorano nella speranza che non abbiano perso quel lavoro, ed è fatta dalla comunità, diciamo, degli ex giovani, non degli anziani, di quelli che hanno più esperienza, i quali hanno diritto alla cittadinanza di più e pari di coloro i quali sono i cosiddetti giovani. E perché non accade mai che una comunità a un certo punto si piega e riesce a dare risposte soddisfacenti per, non dico migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma però per garantirla la qualità della vita dei cittadini? La risposta che ti dicono sempre, che ti danno sempre, è che non ci sono le risorse, che non ci sono più. E su questo noi la dobbiamo approfondire fino in fondo, se è vero o non è vero. Sicuramente è vero che non ci sono più le risorse del passato, le quali risorse del passato sono state anche, tra virgolette, sperperate in mille rivoli inconcludenti. Ma è anche vero che c'è una partita vera da parte dei comuni e degli amministratori, e là si gioca se un comune va avanti o un comune va dietro, se sono in grado di trovare le risorse dove ci sono. E le risorse si attivano se si è in grado di mettere in campo progetti di qualità e poi battagliare dove ci sono queste risorse. E non vale solo per le infrastrutture, cioè per le strade, i lampioni, il marciapiede,
vale proprio per le cose che vi dicevo, per la qualità della vita, per i servizi cittadini, agli anziani, ai giovani, per il diritto a studiare dopo fuori la scuola, per le aggregazioni sociali. Cioè perché una città non sia un dormitorio ma sia una comunità. E perché sia comunità ci vuole l'aggregante dello stare insieme. Chi ce lo deve mettere? Il comune. E le risorse che non ci sono si devono trovare. E si possono trovare, sì, una di queste fonti finanziarie sono proprio i fondi comunitari. Che sembra una cosa molto distante, ma stanno lì. In due modi, alcune sono derivanti, nel senso che arrivano alla regione, la regione fa i bandi, altre sono direttamente fondi che stanno lì, si chiamano in termine inglese le call dirette che i comuni dovrebbero partecipare, però ci sono dei bandi dove io scommetto che il comune di Chieti negli ultimi 5 anni non ci ha mai partecipato, non che non ha vinto, non ci ha proprio partecipato, io scommetto che sia così. E perché sono così sicuro? Ne sono sicuro perché non ho visto in questi anni nessun fatto accaduto diverso dall'ordinaria amministrazione. Ma se l'ordinaria amministrazione deve essere garantita, non ci serve il consiglio comunale, non ci serve il sindaco, basta, così risolviamo anche tanti problemi di qualunque genere, basta che ci mandiamo un commissario oppure un segretario comunale e abbiamo garantito l'ordinaria amministrazione. La politica, la democrazia nasce perché i cittadini, scegliendosi la classe dirigente, li affidano agli amministratori scelti democraticamente il compito di fare di più rispetto a quello che hanno trovato. Io vedo qualche capello bianco, ma com'è stata la storia di questo paese, di questo comune, di questa regione? È che quelli che hanno avuto i capelli, che hanno i capelli bianchi oggi, hanno migliorato nel tempo la condizione che probabilmente voi avevate ereditato. Cioè, tanti anni fa forse stavate, tra virgolette, in modo diverso rispetto ad oggi, c'è stato un miglioramento, le generazioni successive ha lasciato qualcosa in più, la generazione dei padri ha lasciato qualcosa in più alla generazione dei figli. Oggi siamo arrivati al momento e questo non avviene più. Cioè che la generazione dei figli ha di meno della generazione dei padri. Ed è un problema che non riguarda solo qua, Chieti, che non riguarda solo l'Abruzzo. Però una città come Chieti, che è capoluogo, ha delle forze in più che può mettere in campo, altrimenti che capoluogo è? Altrimenti perché lo evochiamo questa funzione di città capoluogo? Ebbene, io credo che i fondi comunitari siano quelli che ci aiutano ad andare oltre le risorse di bilancio che ogni volta diminuiscono. Ma perché i fondi comunitari ti impongono, e concludo su questo punto, poi voglio fare proprio una riflessione brevissima, ti aiutano, ti impongono la qualità dei progetti, se no quei fondi non li prendi, perché la competizione non è più regionale, non è più nazionale, è europea, ti obbligano a pensare in modo diverso. E non poteva non essere così che Cristiano e Rita, giovani di esperienza anche politica e amministrativa, si sono posti questo tema. Quindi non è vero che non riguarda la vita dei cittadini, dove si prendono i fondi, riguarda esattamente la vita dei cittadini. Io non so dove voi abitate prevalentemente, a Chieti, immagino un po' più qua, ma per trasformare questa strada straordinaria dove passano tanti in comunità, dove non ci si passa ma ci si ferma, ci si resti, ci siano servizi, ci si organizzi, chi lo fa se non la funzione del comune, che è capace di reperire risorse, perché ci sono dei diritti in Europa che l'Europa li garantisce e sono quelle risorse che noi dobbiamo andare a prendere. Io poi le risorse per lo sviluppo lo so, ne parleranno loro, quelle finalizzate alle imprese, alle aziende, benissimo. Io rappresento la regione e in questi giorni si parla tanto, domani finalmente chiariremo alla presenza del presidente D'Alfonso le menzogne organizzate, strutturate per cercare di svilire questa speranza di cambiamento che però la città vive.
E che cosa possono mettere in campo? La bugia. La bugia è straordinaria. Tu la dici, non la devi dimostrare. Quando poi la devi dimostrare, ormai le elezioni sono passate. Se ne riparla tra 5 anni. Dire che c'è una volontà della regione o del presidente D'Alfonso di elevare l'ospedale a Chieti, come se fosse l'ospedale di Arielli. Arielli non c'è l'ospedale, venga Arielli, tu Arielli, se ci fosse l'ospedale lo chiudi, la chiave, te ne vai. Ma pensare che il policlinico universitario possa spostarsi da dove sta è la follia della bugia organizzata, che pure però trova e alberga forze nelle paure dei cittadini, nel dubbio dei cittadini, alimentando uno scontro tra due comuni che nella storia avranno sempre più da fare insieme che Chieti e Pescara. Ma non fare insieme perché l'uno scippa l'altro, fare insieme perché tante cose saranno fatte insieme, per esempio sui trasporti. Noi dobbiamo fare in modo che andare a Chieti, Pescara, sopra, sotto Chieti, sia facile, veloce, ma non solo tra Chieti e Pescara. Cioè noi stiamo lavorando ad allargare l'area metropolitana Chieti Pescara, farla arrivare da Ortona fino a oltre Pescara, quindi Francavilla, oltre Pescara, Montesilvano, ma anche oltre, una grande area dove un cittadino che vive qua con un biglietto, uno, sale e scende dal treno e dall'autobus e può raggiungere ovunque un posto in questa grande area metropolitana, che va da Ortona. Voi, fa piacere andare al mare Ortona, prendete il biglietto, arrivate là, scendete, riprendete lo stesso biglietto e ritornate a casa, dico così per un esempio. Cioè noi stiamo cercando di organizzare servizi in comune di una grande area, e vale questa roba se vale Chieti, tant'è che l'unica scelta che ha fatto il governo D'Alfonso, quella che ha istituito la società unica dei trasporti, ce ne stavano 3: GTM di Pescara, San Vitano a Lanciano, ARPA a Chieti. Ne abbiamo fatta una, dicendo basta i consigli di amministrazione, i presidenti, i collegi revisori, lo sperpero di denaro pubblico, impone economie, una unica società di trasporto, 1600 dipendenti, la sede è a Chieti. Questa ha fatto il governo D'Alfonso, la prima grande unica decisione che riguarda la più grande azienda dopo la Seven. Dopo la Seven ci sta l'azienda dei trasporti pubblici, 1600 dipendenti, dopo la Seven la più grande azienda dei trasporti pubblici, ed è la sesta in Italia più grande sui trasporti pubblici, la sede è a Chieti. Quando c'erano le auto blu che da Chieti partivano, gli assessori di Chieti che partivano andando alla regione nella precedente legislatura, hanno fatto qualcosa per i trasporti, come no? Hanno lasciato 20 milioni di euro di debito all'anno, 20 milioni di euro di debito all'anno. Hanno sfasciato quell'altra società collegata all'ARPA che si chiamava Sistema, hanno cioè portato i libri in tribunale. Noi l'abbiamo ripresi, abbiamo fatto la fusione, abbiamo fatto, salvato ARPA e anche le altre due società. Ora, perché la regione, oltre al fatto che militiamo lo stesso partito, che ci conosciamo e ci vogliamo bene con Luigi, con loro, perché poi la comunità politica esiste anche se c'è un rapporto d'affetto e c'è una grande stima, ma perché io come regione Abruzzo con Luigi, oggi Luigi candidato, domani tra 10 giorni, 15 giorni, Luigi sindaco di questa città, noi gli impegni che assumiamo oggi non sono generici, non sono fatti dalla campagna elettorale così per dire. Qua noi quello che vi proponiamo innanzitutto è una squadra che poi voi la dovete verificare e dunque sanzionare col voto ogni volta che vi capita, o promuovere ogni volta che vi capita. Noi abbiamo bisogno di creare un collegamento tra comune, regione e governo nazionale, perché in regione governiamo noi, perché a livello nazionale governiamo noi, perché a Pescara governiamo noi, a Lanciano governiamo noi, a Vasto governiamo noi, all'Aquila governiamo noi, a Avezzano governiamo noi, a Sulmona governiamo noi. Noi abbiamo bisogno della città di Chieti,
che entra dentro lo stesso periodo in cui questa coalizione governa dappertutto. Per fare che? Per fare la medaglia? No, per assumerci tutte le responsabilità. Dopo non ci saranno scuse, perché la regione siamo noi, il governo siamo noi, il comune siamo noi. Dateci questa possibilità. 60 mesi da qui a 5 anni, sono 60 mesi. Noi vogliamo essere misurati, noi richiediamo 60 mesi di tempo, dei quali 4 coincideranno con la regione. 4 anni in cui sarà sindaco Luigi coincideranno con 4 anni al governo regionale. Questo è sicuro. E coincideranno, se va a scadenza naturale, almeno con 3 col governo nazionale. Quindi 4 anni insieme governeremo e 3 anni insieme col governo nazionale, se va tutto, se non si vota prima il governo nazionale, così come pare che ormai non si voti più. Quindi ce le assumiamo tutte le responsabilità. Se mancano i fondi, se non si fanno le infrastrutture, non è che dobbiamo andare a cercare il colpevole, sta qua. Comune, regione, governo nazionale. Sta qua. E dirvi questo non è semplice. So che significa. So che significa, lo sa lui, che poi lo rincontrate più di me tutti i giorni, il giorno dopo da sindaco, però è anche vero che noi ci dobbiamo dare degli obiettivi sfidanti, ci dobbiamo sfidare noi. Chieti è il capoluogo di una provincia dentro un'area molto più vasta, ha i requisiti, i prerequisiti, i requisiti per giocare alcune partite. Possiamo fargliela giocare? Sì. Ma prima, quando c'erano più risorse, non parlo di qualche anno fa, parlo di tanti anni fa, e c'erano più risorse, ma c'erano anche, no, delle idee e delle visioni. Quale fu l'idea che riguardò questa città? L'ospedale e l'università, quelle che la caratterizzarono, che la fecero diventare città nazionale, perché con l'università e con l'ospedale tu diventi una città-nazione. Realmente, dopo quella scelta, che cosa è accaduto alla storia di Chieti? Cioè, quella grande intuizione, che è diventata un'industria l'università, perché un'industria è diventata la presenza dell'ospedale. Ma dopo queste grandi scelte che l'hanno caratterizzata, che cosa è accaduto? Quale fatto nuovo è accaduto? E da quella stagione, oltre alla parentesi Ricci, quanti anni hanno governato coloro i quali vi stanno richiedendo di governare altri 60 mesi? Mica hanno governato solo gli ultimi 5 anni, hanno governato anche prima, con la stagione di prima. Questo per fare una lettura, per capirci qual è la partita che abbiamo in campo. Ed ecco perché la regione scende in campo come regione a sostegno di questo progetto di cambiamento. La regione non ce la fa se una delle sue ruote è sgonfia. La regione non corre se una città come Chieti è sgonfia. Noi dobbiamo fare in modo che la macchina delle città della regione funzionino tutte, a partire dalla città di Chieti, che per me è il mio capoluogo di provincia, perché sono della provincia di Chieti. E vorrei che tutti iniziassero a dire in provincia di Chieti che finalmente Chieti la vedono, la vivono come il proprio capoluogo di provincia. Chieti per molti, in provincia di Chieti, non è che esalta essere il ruolo di capoluogo, perché non ha mai giocato un ruolo oltre le proprie mura, perché non si è mai seduta con i sindaci, perché non ha mai fatto quello che deve fare una città capoluogo, e lo deve fare il sindaco di questa città. Allora, nel ringraziarvi per l'attenzione e per avervi appena, come dire, ricordato la grande scelta sulla società dei trasporti, per invitarvi a venire domani, in modo tale che non lo dico io, lo dice davanti a voi tutti, e chiariamo questo progetto dell'ospedale definitivamente, ma poi parliamo anche di altro, parliamo cioè della stagione degli investimenti, che riguarderà Chieti, soprattutto sui trasporti, per quanto riguarda il completamento del servizio ferroviario a Chieti. Manca un pezzo. Lo dobbiamo completare, perché mi hanno insegnato che se una città è collegata e legata, ci si può venire e ci si può andare in continuazione, la città cresce, si muove. Se una città ha difficoltà al collegamento, al movimento, è una città che deve risolvere ben altri problemi.
c'è stata una stagione, e concludo, in cui di Chieti si parlava non come le performance di Di Primio alla Rai, si parlava di Chieti in altro modo, cioè si parlava di una città della cultura, di una città che iniziava ad alzare la testa, che era la stagione conosciuta che voi avete, in cui voi avete amministrato insieme e guidati da Francesco Ricci, con tanti problemi, tant'è che poi non c'è stata la conferma. Però se ci pensate e ci andate con la memoria dietro, sulle grandi questioni, dove la città si inizia a collocare all'attenzione nazionale per il ruolo di città, legandola prevalentemente alla funzione della cultura, lì si era iniziato, era scattata una molla. Poi che è accaduto? Anche al teatro, che è accaduto? Immediatamente è iniziato un ambaradam di cambiamenti, di svuotamenti. C'è stato l'assalto alla Bastiglia, adesso tocca a noi, e il tocca a noi ha svuotato completamente la città nelle sue potenzialità. Allora questo è quello che c'è in campo. Riuscirà Luigi Febbo a fare tutto di quello che vi stiamo dicendo? Lo vedremo all'opera. Io credo di sì. Perché credo di sì? Perché lui va misurato pure per le cose, non solo che dice che sarebbe facile, lo dice oggi, poi si vede. No, va misurato e andrebbe raccontata ancora di più, meglio secondo me, i 5 anni di assessore ai lavori pubblici Luigi Febbo, che non sono stati ininfluenti in questa realtà comunale, in questa realtà territoriale. Se noi potessimo raccontare bene, e più di me può fare lui, io allora lo seguivo sempre da amico, da comune militanza politica, esattamente i cantieri pensati, progettati, appaltati o lasciati da appaltare, se voi fate questo esempio vi renderete conto, io non so la cifra, ma penso che il 70-80% delle opere realizzate nei 5 anni dopo erano tutte, di più pure, erano tutte le opere pensate, progettate, di cui trovate i soldi dall'amministrazione Ricci, che non ha avuto il tempo di appaltare. Lì c'era la regia dell'assessore ai lavori pubblici. Questo è il punto. Allora lui lo sa fare, ha bisogno adesso della comunità dei cittadini, che va ben oltre la comunità politica. Io sono d'accordo quando vi dice, io penso, se voi siete qui già c'è un'attenzione potenziale nei suoi confronti, anche di consenso, però se ognuno di voi, ne siamo 100 qui, da adesso a quando si vota, possa in qualche maniera dirlo al suo vicino di casa, al suo collega, al suo amico del bar, e dirgli: guardate, vi potete fidare di Luigi, perché ci si può fidare di Luigi, non c'è una cosa che dice che non fa, non c'è un impegno che prende che non lo mantiene fino allo svenimento, fino a chiamarmi la sera, a mezzanotte, a lui, la mattina presto, quando squilla il telefono, la mattina presto, è o Luciano Alfonso o Luigi Febbo. Perché sta lì sempre puntuale, e fino a quando la cosa che ti dici non la fai, la giornata è complicata, perché continua a chiamare, a richiamare, ti fa le poste, vedi dove stai, arriva di colpo come un falco, sa dove stai, perché quella cosa la deve portare a casa. E risultati, io spero che lo faccia così da sindaco, se no là che giorno moriamo. Però questo è il metodo di lavoro. Io lo sto vedendo da quando è un anno che sto al governo della regione, prima stava all'opposizione, e da questo anno io vedo come lui sta già lavorando da sindaco. E il primo risultato già l'ho ottenuto. Il fatto non è che accade a caso che la sede della più grande società di trasporti pubblici, tra quelli dell'Italia, la sesta, la seconda più grande in Abruzzo dopo la Seven, stia a Chieti. Lui ha fatto un. Lui si è seduto al tavolo della politica regionale e ha fatto il ragionamento. Non è che voglio la sede a Chieti perché se la mettete a Pescara o a Lanciano poi io in campagna elettorale ho i problemi. No. Perché noi vogliamo essere la città che con l'esperienza di Arpa, loro che l'hanno fatta fallire, noi recuperata, possa tornare ad essere la città che pensa il sistema del trasporto pubblico in un'area vasta. Noi vogliamo essere questo.
e ci vogliamo mettere anche noi come comune progettualità su questo. E allora noi abbiamo assunto questo impegno e lo stiamo realizzando, anzi l'abbiamo realizzato. L'8 giugno le tre società GTM, Arpe e Sanguinità finiranno, nascerà TUA, Trasporto Unico Abruzzese. Questo è il primo dei risultati del coraggio di un'azione riformatrice a cui arriveranno gli altri. Io li ho viste anche di proteste a Pescara. Io sono dovuto andare al Consiglio Comunale di Lanciano a spiegare perché la società unica si faceva qui a Chieti. E ho visto anche grande solidarietà in giro rispetto alla città. Perché non è che leviamo qualcosa a Lanciano o a Pescara. Lanciano continuerà a lavorare in modo straordinario sul ferro, in particolare con ex Sanguinetana, domani TUA, così come la GTM, ex GTM, domani TUA per quanto riguarda i servizi prevalentemente metropolitani. Ma chi lega e collega l'Abruzzo, in tutta l'Abruzzo, è l'ARPA. E quindi era giusto che questo patrimonio rimanesse qui. Non era scontato. Io avevo chiesto una cosa pubblica, concludo, e la chiedo anche a Luigi, una cosa pubblica più o meno 6-7 mesi fa al sindaco di Chieti. Ho detto, guarda, noi stiamo facendo questa scelta, e faremo la scelta di avere TUA a Chieti. Però è l'unico luogo dove noi paghiamo l'affitto. A Lanciano sono immobili nostri proprietà e non paghiamo l'affitto. A Pescara sono immobili nostri proprietari, non paghiamo l'affitto. Ieri la CGL in un confronto mi ha detto, sì, ma perché se a Pescara e a Lanciano pagare l'affitto dovete stare a Chieti a pagare e a spendere i soldi? È legittimo, cioè, avete gli immobili, perché lo dovete fare? E la risposta è stata, perché noi pensiamo che le cose cambiano a Chieti e il sindaco entrante, che noi ritiamo il Gifebo, metterà a disposizione locali pubblici molto spesso lasciati in abbandono, per non parlare di come anche la ASL ha lasciato in abbandono locali pubblici, se pensa a quello che fu il San Camillo, diventato rimessa in immondizzaio. Non so dove stava Umberto di Primo quando quelli li riempivano di immondizia. Sta di fatto che l'hanno riempito di immondizia. Allora ci sono tanti locali pubblici che possono, e se non si succederà, se non si farà, la città di Chieti si assumerà questa responsabilità. Noi abbiamo il rispetto per i cittadini, aspettiamo le elezioni comunali e la sede è Chieti. Se poi Umberto di Primo non vorrà mettere a disposizione i locali, il problema è che non sarà più materia, non gli toccherà lui a decidere, ma decideranno. Ma questo, ho voluto fare questo esempio per dirvi come si fanno le battaglie strumentali, per dire che si tocca questo, quest'altro. E io ti dico pubblicamente, faccio la sede a Chieti, muoviti per i locali, e i locali non ci sono. Questo è quello che accade in questa città. Perché sapete che stavano aspettando? Stavano aspettando che succedeva il contrario. Stavano aspettando che noi mettevamo la sede da una parte e un'altra, perché se no, a qualche chiacchierone dalla voce grossa chietina, se tu non gli dai questi argomenti per sparlare, di che parla? Perché per esempio un assessore, uno che è stato assessore 5 anni in regione, dovrebbe dire, come toccherà a me farlo con Luigi al consuntivo, dovrebbe dire, e io non sono di Chieti, ma mi ci ritengo alleato a Chieti attraverso Luigi, dovrebbe dire questi 5 anni di auto blu, oltre all'auto blu, cosa hanno provocato per la città. È migliorata, è peggiorata Chieti, ha avuto di più, ha avuto di meno, c'è stata un'intuizione, si è risolto un problema, è migliorata la condizione di vita dei cittadini? Questa è la domanda. Allora, le elezioni sono spietate perché i cittadini devono entrare nel merito. Va bene che siano spietate nel senso, in termini di giudizio, deve essere un giudizio spietato nei confronti di tutti. Però ognuno di voi, tornando a casa, sa benissimo, quando ragiona a casa, quando affronta una difficoltà, quando, e le difficoltà purtroppo ci sono in giro, se la pone la domanda come vive nella propria città. E voi penso che ve la ponete tutti i giorni, come si vive in questa città, amandola,
rispettandola, volendoci stare, però vi ponete il tema di come si sta in questa città. Questa città adesso si deve porre il tema di come state voi. È il comune che si deve chiedere come state voi, che vi deve chiamare, vi deve cercare, deve capire. Noi vorremmo aprire questa nuova stagione con Luigi Febbo. Secondo noi è possibile, perché veniamo dalla scuola di Francesco, è possibile perché lui, quando ha avuto la possibilità, l'ha fatto, è possibile perché ci sono dei giovani puliti, preparati e entusiasti, come Rita e come Cristiano, che ce la stanno mettendo tutta e soprattutto ci mettono la loro storia, il loro volto, la loro voglia, e penso che sia una fortuna per la città avere due come loro, che io mi onoro chiaramente di sostenere insieme a voi questa sera in campagna elettorale. Grazie a tutti. Vi chiedo scusa, vi devo lasciare, grazie per quello che farete. Sì, grazie per quello che farete in questi ultimi giorni. Adesso Cristiano e anche Cristiano e Rita vi continueranno a illustrare il programma e tutte le azioni da fare, e anche Camillo viene via con me. Grazie di nuovo per tutto quello che fate, grazie. Grazie a Luigi, grazie Camillo.